Con un rate success molto superiore alla media europea, la Zinco Service, nata a Brescia nel 2002 per offrire servizi agli operatori della zincatura a caldo, è approdata alla fase 2 di Horizon 2020, il nuovo programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della Commissione europea, attivo dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, che supporterà l'Unione europea nelle sfide globali, fornendo a ricercatori innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee. Quello di Zinco Service è uno degli 8 progetti italiani approdati alla fase 2 di H 2020, raggiungendo una valutazione di oltre 14 punti sui 15 disponibili. Numeri importanti, ricordando che fino ad oggi sono stati presentati circa 6.000 progetti a livello europeo, di cui solo 500 ammessi alla fase 1. Al termine della presentazione abbiamo ascoltato le parole di Camillo Zola, presidente di Europartner Brescia. Camillo Zola, presidente di Europartner Brescia, abbiamo presentato stamattina Horizon 2020, un progetto che ha un anno e mezzo di vita, 6.000 domande presentate, 500 ammesse, 8 italiane, Zinco, la prima e unica bresciana. Presentiamo brevemente il progetto Horizon e il progetto che Zinco ha esposto alla Commissione europea. Horizon 2020 è un progetto comunitario che si rivolge in questo caso, in questo asse, alle piccole e medie imprese e finanzia, dando contributi a fondo perduto fino al 75%, la ricerca e sviluppo. È un progetto comunitario che ha visto il suo inizio a gennaio del 2014 e sta producendo i primi risultati proprio negli ultimi 6 mesi. Nel caso specifico di questa mattina c'è un risultato molto importante che è stato conseguito da un'impresa bresciana che si chiama Zinco Service, che è approdato addirittura in fase 2. Fase 2 è la fase di approvazione del contributo a fondo perduto nella sua globalità. Considerate il valore di questo risultato, perché Zinco Service è una tra le 8 uniche imprese italiane ad oggi ad avere raggiunto questo risultato, quindi l'azienda è veramente molto soddisfatta. Fase 2, ricordiamo che Europartner Brescia, a differenza della Commissione europea, ha anche una fase 0 gratuita in cui non boccia le aziende ma insegna loro quale strada intraprendere per essere ammesse alla fase 1. È corretto. Noi abbiamo fatto un accordo 4 anni fa insieme alla nostra sede di Milano con un grosso centro comunitario che si chiama Inspiralia, che ha sede a Madrid, che è in grado di validare e verificare la bontà tecnologica dei progetti che noi analizziamo, tant'è vero che grazie a questa partnership noi abbiamo studiato una cosiddetta fase zero, che sostanzialmente ci consente in maniera totalmente gratuita di accogliere le idee progettuali delle imprese, farne una valutazione in anticipo totalmente gratuita, ripeto, nell'interesse dell'azienda e nell'interesse nostro, capendo se a livello comunitario tra l'altro ci sono già esperienze in tal senso, e dare un responso all'impresa in modo tale che possa orientare o l'eventuale presentazione della domanda oppure la modifica dei contenuti. La Commissione europea ha messo la Zinco Service alla fase 2 di questo progetto con un contributo a fondo perduto di un valore del 75% del totale per la realizzazione di questo forno, che porterà ad un risparmio energetico del 30%. Sì, è corretto. Questa è l'intensità, grosso modo è stimata intorno al 75%. Il contributo a fondo perduto che l'azienda e il gruppo delle imprese che fanno ricerca riceverà è di poco meno di 1.200.000 euro. Si svilupperà nell'arco addirittura di fino a 5 anni, e questo la dice lunga sulla importanza e sulla densità tecnologica di questo progetto. Per concludere, i tempi di attesa per sapere se Zinco supererà la fase 2 e cosa aspetta eventualmente l'azienda bresciana dopo questa fase. Zinco è già stata approvata in fase 2, quindi ora spetta solo all'impresa sviluppare la sua azione di ricerca e sviluppo. Nessun altro provvedimento da parte di Commissione europea è richiesto, perché c'è già stato la sottoscrizione proprio anche del cosiddetto Grant Agreement.